Bentornati a tutti su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide e live dei vostri giochi preferiti. Ricordatevi che un clic sul tasto iscriviti per voi è gratuito, ma per me è un enorme incentivo a fare di meglio. Quindi lo so che state guardando il video e non siete iscritti al canale, perché vedo questa bellissima cosa che vi faccio vedere anche voi adesso e so che la maggior parte di voi guardano i miei video, ma non sono iscritti al canale. Quindi per favore, iscrivetevi, non vi costa nulla, a me fa molto piacere e soprattutto supportate il canale. Parliamo subito del rinvio di Cyberpunk, ce lo leviamo questo sassolino dalla scarpa. Dai, via. Volevo farlo uscire ieri questo video, ma mi sono detto calmati e rilassati. Prima cerca di capire le loro motivazioni, leggi e guarda altri video di gente molto più esperta di me. E poi magari tira fuori qualche conclusione tua e magari non solo tua. E così io ho fatto in realtà. Quindi vediamo cosa ho potuto intuire da questa giornata passata a leggere e vedere video riguardo all'annuncio del rinvio ulteriore di Cyberpunk. Leggendo l'annuncio si capisce che, e ve lo rimetto a schermo, dire che per colpa del Covid e del fatto che devono testare 100 miliardi di console e postazioni devono rimandare il gioco. Non funziona. È una scusa che non sta né in cielo né in terra. È possibile? Mi sono chiesto. Sì, ma non è comunque una scusa. Il gioco è palesemente finito, essendo in fase gold. L'hanno ripetuto non so quante cazzo di volte che è in fase gold. Visto che ci sono già stati fatti anche vedere 4 Night City Wire con un quinto in programma, direi che non avevano più molte scuse di rimandarlo. Ne hanno campata una per aria, secondo me. Quindi, realmente. Capiamo un attimo quali scuse ci sono. Ora, ho visto parecchi video di gente che a quanto pare è molto più esperta di me, che poi chiamarla più esperta di me non ha molto senso considerando che io ho 35 anni e gioco online da quando ne ho, boh, 10. Avevo un 486 quando sono andato online, quindi fate voi i calcoli, veramente troppi. Ho passato migliaia di ore sopra i videogiochi, ne ho giocati veramente una quantità inverosimile e diciamo che ho lavorato e ho tirato in diversi settori e soprattutto ho tirato le mie conclusioni. Guardando poi altri video di gente più esperta di me, come dicevo, ho notato che anche loro sono arrivati più o meno alla stessa identica conclusione, cioè che questo rinvio non è altro che una cosa economica, o meramente economica. Vi spiego la motivazione, poi leggerò i vostri commenti qui sotto e probabilmente risponderò. Se sono insulti a CD Projekt, metterò un cuoricino o un like, perché gliel'avrei voluti fare anche io, ma comunque sia. Andiamo un attimo avanti e vi svelo un attimo che cosa ho pensato io. Cyberpunk esce nella settimana di lancio delle nuove console, o meglio nel mese di lancio delle nuove console. Oggi è il 29 di ottobre, quindi tra qualche giorno uscirà l'Xbox e mercoledì, quindi il 28, sono state fatte le prime unboxing degli youtuber molto più famosi, come per esempio i Player Inside o Dadobax. E di conseguenza l'Xbox è qui per uscire, mentre la PS5 sarebbe dovuta uscire il giorno stesso di Cyberpunk, cioè il 19 novembre. Ora, Cyberpunk non ha una bundle con queste due nuove console, quindi con le console di nuova generazione. Non ha una bundle con Stadia e non ha una bundle per i ragazzi del PC, quindi per noi, con GOG. Quindi non ha una piattaforma di lancio vera e propria, come per esempio potrebbe essere Godfall, ok? O Halo, che escono sicuramente in bundle con le nuove console. Ovviamente Cyberpunk è finito in fase gold ed è oramai in produzione ed è lì per la distribuzione. Ma questo cosa sta a significare? Sta a significare che lui, che la CD Projekt avrebbe dovuto combattere contro due colossi come Microsoft e Sony. Colossi che ogni tot anni si danno battaglie indefinibili per chi ha venduto più console, e ovviamente con il lancio di nuove piattaforme, questa battaglia, questa guerra andrebbe ad amplificarsi. Ovviamente, per tutti coloro che non gliene frega un cazzo come me delle nuove console, che non giocano su Stadia o su qualsiasi altra piattaforma online, ma giocano su un PC, non gliene frega un cazzo, e quindi probabilmente sono quelli più arrabbiati. Ma questa è la motivazione.
Cyberpunk, o meglio CD Projekt, non ha voluto mettersi in campo contro queste due, o meglio a lato di queste due, perché alla fine della fiera sarebbe stato un gioco che la gente avrebbe giocato fin dall'inizio. Da una parte è un bene per tutti coloro che devono comprarsi la nuova console, che stanno impazzendo per averla, perché ovviamente devono spendere già 500 euro per la nuova console e in più devono avere dei titoli su cui giocarci. E quindi da un lato loro risparmieranno un bel po' di soldi, dall'altro lato però gli mancano dei titoli su cui giocare alle nuove console. E di conseguenza Cyberpunk sarà uno di quelli che mancherà. È vero che non mancherà per molto, perché dal 19 di novembre al 10 di dicembre è meno di un mese di attesa, però questo è la verità dei fatti. CD Projekt non ha voluto mettere in campo il suo marketing e il suo marchio e il suo gioco per combattere contro le console, e quindi avrebbe avuto meno visibilità in quella settimana, in questo mese di novembre in arrivo, e quindi avrebbe probabilmente avuto meno hype e meno incassi del previsto, e quindi di conseguenza non ha fatto altro che rimandare di un mese, meno di un mese, il lancio del suo prodotto, così da avere prima di tutto il lancio da solo, senza la rottura di scatole di Ubisoft, senza la rottura di scatole di Assassin's Creed, senza la rottura di scatole di tutti i nuovi titoli che stanno uscendo per le nuove console all'uscita delle console. E in secondo luogo va anche a prendersi la fetta di mercato di Natale, che ovviamente il 10 di dicembre oramai è prossimo al Natale, mancherebbero 15 giorni e la gente deve comprarsi un gioco per Natale. E che cosa si va a comprare se non Cyberpunk? Ovviamente Cyberpunk. E questa è la verità dei fatti, secondo me. È meramente economica. Punto. E a capo. Non credo di dover dire altro. Fatemi sapere la vostra opinione, perché ne ho lette veramente di tutti i colori e mi piacerebbe leggerla. Se scrivete insulti vi metto un like, un cuoricino. Se non scrivete insulti, ma scrivete una vera motivazione, sarò molto lieto di parlare con voi di quello che pensate. Con questo è tutto, noi ci vediamo con il prossimo video, che spero uscirà domenica. E niente. Ciao a tutti, grazie di avermi ascoltato.